Rieccoci, la puntata che tutti voi stavate aspettando. Oggi avrete le risposte. Benvenuti ad un nuovo videolog. Qui vedrete che ne secco il lavoro, mentre stanno girando di random, e confronto divertente sarà. Salve a tutti, sesto giorno di set e oggi abbiamo deciso di fare un video un po' particolare, un po' strano, perché sennò poi cadiamo nella monotonia. Allora, abbiamo deciso di raccontarvi e spoilerarvi tutte le location di Dylan Dog, proprio per filo e per segno, elemento per elemento. Mi raccomando, fammi delle inquadraturine come sai fare solo te. Tranquillo che io ci so fare. Lo so che te sei in grado. Allora, prego, seguitemi. Dunque, tanto col fuoco, mi raccomando. Certo, aspetta. Ogni tanto nei commenti ci dicono che non stai bene a fuoco. Allora, no, ma mi raccomando, Sì. Ok, vai. Penso, dai. Allora, dunque, questo è lo studio di Dylan Dog. Guardate che bello, che colori, che atmosfera, Bellissimo. Cioè, tutto così, guarda, nei minimi dettagli si coglie proprio tutto, no? Poi seguitemi. Qui c'è tutta una sequenza bellissima qui che viene girata. E ci sono degli elementi di scenografia meravigliosi come questo, no? Quanto sono belle queste cose, guardate, non lo noti proprio il dettaglio di questa scenografia. Questo è bellissimo, no? È bello. Guarda, aspetta, dimmi che inquadra. Questo è bello, inquadra bene questo, Sì. Ok. E poi qua, vogliamo parlare di questa stanza? Andiamo. Qui c'è la base proprio della storia. È bellissimo. E il finale di tutto di Dylan Dog è che Nina me salera sale. No? Bello, secondo me stiamo facendo una grande cosa a raccontare tutto. E fuori, parliamo della location fuori che si vede abbastanza bene. Vogliamo parlare di fuori? Sì, cioè, fuori vedete subito che c'è un lavoro di scenografia. Sono stati tagliati alberi e piantati nuovi alberi. È stato raso al suolo il palazzo che ospitava 80 famiglie e che adesso invece è un giardinetto, no? Questo è. Claudio, ci puoi dire qualcosa di più sulla trama? Ah, tutta quanta? Sì. Beh, allora, la trama, allora, Dylan Dog vittima degli eventi, è un giallo. La risoluzione del caso si ha quando si scopre che Quindi che succede? Che quindi alla fine la risoluzione del caso è proprio che cosa è andato? Luca Vecchi, qualche chicca sulla sceneggiatura? Allora, praticamente Dylan Dog parla di grazie. A dopo. Valerio Di Benedetto, in che maniera hai deciso di approcciarti al personaggio di Dylan Dog? Raccontaci un po' di più di questo Dylan Dog. Siamo partiti dal concetto di patata. E di patata. E quindi fondamentalmente da questi due punti cardini abbiamo impostato le battute, cercando di mantenere sempre presente questa continua sua patata. Perché comunque è un entusiasta patata. Grazie. Prego. Forse verrò sgridato dal resto della comitiva perché ho spoilerato un po' troppo e vi ho fatto vedere troppi elementi. Però io sono fatto così, io amo raccontare, amo dire, amo condividere, no? Decisamente sì. Esatto. Bene. Allora, questo video oggi secondo me si conclude così. E grazie per la visione come sempre e grazie Frizzo Films per la sala e grazie a... e grazie a... e grazie a...